Va ora in onda Pistoia Sport On Air, tutte le vicende del weekend sportivo con tutte le emozioni, interviste, approfondimenti e grandi ospiti. A cura della redazione di Pistoia Sport. Buonasera a tutti amici della radio, ben ritrovati in diretta da Giacomo Mazzanti su Radio Diffusione Pistoia, Pistoia Sport On Air, puntata numero 17, questa sera qua in mia compagnia Simone Gori di Banca Alta Toscana. Ciao Simone, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Simone, partiamo come di consueto qua si fa a Radio Diffusione Pistoia, a Pistoia Sport On Air, parlando di basket, di Pistoia Basket, e insomma questa è una trasmissione nata quest'anno e ti devo dire che ci è andata bene, insomma, quest'anno. Direi sì. Tutte le, i lunedì è difficile, anche quando si perde, perché è successo qualche ma anche quando quest'anno si perde poco ma anche quando si perde arrivi qui che comunque c'è qualcosa di bello di cui parlare, perché anche nelle sconfitte si è visto tanto di positivo quest'anno, però non è questo il caso, perché ieri sera Pistoia ha vinto di nuovo. Sì, ha stravinto, direi. Ha stravinto. Hai visto la partita? Non ho visto la partita, l'ho sentita e seguendola in diretta live con i vari risultati, anche perché ero in compagnia, lo confesso, di mamma e babbo del nostro capitano. Quindi è stato un live nel live. Quindi seguita particolarmente molto, sì, sì, con il cuore in gola. Esatto, esatto. Quindi insomma anche ieri sera ha stravinto Pistoia a Mantova. La partita oggettivamente è durata molto poco, perché a onor del vero i biancorossi hanno incanalato su binari favorevoli la partita sin dai primi minuti. Ieri, come succede ultimamente molto spesso, ancora una volta a fare la differenza sono stati i tiri da tre. Sì, sì, è una caratteristica che secondo me, ora io non sono tecnico come te, però sono, la seguo da sempre, da tanti anni, ovviamente dai tempi dell'auditorium, e dove mio cugino mi iniziò a questa splendida passione che poi negli anni, da capitano della Rosa babbo a capitano della Rosa figlio. E a Tommaso della Rosa. Chiedo scusa, che assolutamente è il cuore pulsante in panchina. Assolutamente, sì. Abbiamo intervistato settimana scorsa nel suo trentesimo compleanno, appunto ci ha parlato di Mantova, della squadra, di come sta crescendo, insomma ci ha parlato di diversi temi. Abbiamo parlato anche del nuovo innesto Gabriele Benetti, che insomma sta facendo vedere buone cose e soprattutto serviva come il pane. Tommaso mi ha detto una cosa che penso tu possa condividere, poi ti chiedo la tua su questo, che Gabriele Benetti sicuramente fa comodo perché un giocatore serviva, ma farà tanto più comodo tra due mesi, quando A, lui sarà in forma, B, ci sarà nuovamente Angelo Del Chiaro. Assolutamente, hai toccato un argomento molto molto giusto a parer mio, e volontariamente e involontariamente hai toccato un argomento che è il settore giovanile del Pistoia Basket, che secondo me passa sempre in leggero secondo piano, ma sono anni e anni che il settore giovanile da benzina, da fuoco a quello che ora è la prima squadra, e in una realtà come Pistoia dovrebbe investire, credere e alimentare sempre di più il settore giovanile, perché non può, a livello budget non si può competere certo con dei mostri come ci sono in Italia. Come siamo una città che di cuore ne ha più degli altri, e per comprare giocatori non basta il cuore. Ah no, non so, peccato, perché a Pistoia oggettivamente c'è una squadra, un clima che di cuore ne dimostra tanto, ma qui ti lancio un altro tema per chiederti anche su questo il tuo parere. Si dice che finché ci sono queste mani in panchina a guidare la squadra, il budget passa un po', non passa in secondo piano, capisci quello che voglio dire? Insomma, sta facendo delle magie incredibili. Ma credo è tanto bravo, fra l'altro, quanto umile. È una persona che non conosco assolutamente personalmente, ma vedo un altro con tanto cervello e tanto cuore, e credo che
venga seguito dai suoi ragazzi senza pensarci, senza limiti. E è veramente un gran capo. Assolutamente, sì. Poi sempre molto onesto anche nelle disamine in conferenza stampa. Tant'è vero che a inizio stagione, forse proprio con Mantova all'andata, se non vado errato, ma potrei sbagliarmi, disse con estrema onestà intellettuale che quando questa squadra sta bene, al di là di tutto, in poche le stanno dietro, no? E io dico che uno degli esempi più lampanti è stato a Bologna contro la Fortitudo, che abbiamo sì perso, ma alla fine ci siamo detti forse, vista la partita, ne può uscire più soddisfatto coach Brienza che l'allenatore di Bologna, perché oggettivamente Pistoia non era in forma, ha giocato una partita sottotono, certo. Ma Bologna vincendo non ha fatto vedere chissà cosa. No, sono assolutamente d'accordo con te e ti dirò di più, è proprio un uomo che anche dalle sconfitte, poche come si diceva prima fino ad oggi, fortifica ancora di più i suoi ragazzi e le risposte vengono subito alla partita seguente, quindi vuol dire una persona, un uomo, un coach che ha in mano dei ragazzi e un gruppo micidiale. E nell'ultima conferenza stampa interna a domanda ha risposto, non si è nascosto, ma è sempre stato abbastanza lucido anche in queste dichiarazioni. Coach Brienza, appunto, gli è stato chiesto: adesso siamo ancora in regular season, però se guardiamo il calendario, al Palacarrara devono arrivare 100, Udine e la Fortitudo Bologna, appunto. Quindi diciamo si entra già in clima playoff, no? Chiaramente, perché a Udine ci sarà Alessandro Gentile, che a Pistoia sarà atteso tantissimo. La Fortitudo è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, e 100 è una delle rivelazioni, comunque è una squadra che si sta confermando in questo campionato, quindi sarà in attesa. E lui ha detto: prima abbiamo due trasferte a Mantova e San Severo, chiaro che se dovessimo arrivare a queste tre partite in casa con due vittorie, a quel punto poi iniziamo a essere anche un po' più lungimiranti, a guardare anche a qualcosa in più. Sì, è giusto. E una persona che affronta un problema alla volta con una visione generale, però affronta e fa concentrare le forze dei ragazzi al prossimo ostacolo, no, a quello che sarà. E secondo me questo per un coach è determinante, perché fa riunire, fa unifica, fortifica tutte le forze nel prossimo ostacolo, senza distrazioni, senza programmi, anche se credo che in cuor suo qualche programma ce l'abbia. Assolutamente, ma penso un po' tutti i tifosi di Pistoia, anche perché insomma l'abbiamo detto, il calendario farà veramente un bel regalo ai tifosi di Pistoia. Ecco, secondo te possono essere tre partite da sold out o qualcosa di simile? Perché già con Forlì e Nardò abbiamo avuto delle buone risposte dal Palacarrara. Sì, come si diceva prima, Pistoia ha un cuore pulsante notevole, e questa squadra ha ritoccato qualche corda che sembrava persa, rotta è un brutto termine, però leggermente andava riaccortato il pianoforte, e secondo me, o la chitarra, e secondo me ci siamo, e l'orchestra, il complesso, la band può suonare. E mi allaccio a quello che stavi dicendo, perché appunto proprio coach Brienza ieri in conferenza ha parlato di questo. In una partita in cui Copeland purtroppo è limitato dai falli, due falli in 5 minuti, quindi serve trovare qualcosa, perché chiaramente era il giocatore in termini cestistici NBA più on fire della squadra, con i 31 punti nell'impegno casalingo della settimana passata. Quindi si blocca, viene fuori dal niente un Matteo Pollone da 20 punti, cioè si alternano tutti a fare tutto. Ma perché Pollone fino adesso, scusami ti interrompo, è stato uno di quelli che aveva fatto vedere buone cose da tre, ma soprattutto in difesa mette un'intensità fuori dal comune. E questa un'altra forza clamorosa che per gli avversari, e quando non hai uno da mettere nel mirino, non è il momento bello per usare questi paragoni, ma insomma ci siamo capiti, certo. Mettiamoci nei panni anche del coach avversario, è difficile quando non è in giornata uno, è in giornata un'altra, quando non dalla panchina esce fuori il coniglio, è dura, eh? È dura.
No, anche perché insomma, ora se guardiamo il quintetto titolare o quello che potrebbe essere il quintetto titolare, insomma, dalla panchina c'è Gianluca che da tre insomma non si scopre oggi e la garra che ci mette in difesa è nota, c'è Matteo Pollone, ora in questo momento se consideriamo Daniele Magro titolare avresti potenzialmente un Del Chiaro, quindi insomma è una squadra che ha tanto 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 cuore, questo sicuramente, e ha come è giusto che sia nei due americani due interpreti che al di là della qualità che chiaramente è indiscussa, ci sono anche americani che fanno dei flop, qui a Pistoia purtroppo abbiamo avuto un esempio inizio stagione con Huggins, non è andata benissimo, ma si sono proprio calati nella realtà di Pistoia, cioè si dannano l'anima anche loro in entrambi le fasi del campo. Sì, sì, passando da Carl, che per carità di Dio, il terzo americano, no? Esatto, a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. E vedi anche il discorso, secondo me, dell'americano che scelto. È venuto fuori subito, la mela marcia viene fuori subito in un cesto di frutta sana. E forse in altri anni sarebbe venuto fuori qualche mese dopo, e perdere qualche mese vuol dire partire con un forte handicap. Ma secondo me proprio il gran gruppo, il gran cuore dei ragazzi ha fatto sì che chi non ci stava venisse subito fuori. Questa è un'opinione tutta personale, ovviamente. Beh, no, comunque, insomma, ci sono state anche delle scaramucce al Pala Carrara, perché, insomma, ci sono stati diversi problemi, però poi, insomma, la società si è mossa anche con l'aiuto del consorzio in maniera rapidissima, è riuscita a trovare un sostituto che, come dicevamo, insomma, non è assolutamente uno, diciamo, serve un americano, prendiamolo, ma è stato selezionato, si è visto, Coach Brianza l'aveva detto, con cura, perché serviva uno che ci mettesse l'anima in difesa, ok? Perché poi, per fortuna, Pistoia, come dicevamo poco fa, in attacco a un ventaglio di opzioni che non sono da tutte le squadre, perché è questo il discorso, forse è proprio lì, secondo me, che la squadra non riesce a stare dietro, correggimi se sbaglio, che approfondendo quello che stavi dicendo, un coach avversario non sa mai dove preparare la partita. È lì, è tutto lì, è tutto lì, è tanto lì. perché... bene o male in qualsiasi squadra, anche nella categoria superiore, sono tutti bravi, ma insomma alla fine su due tre ti concentri, e sì, anche gli altri possono fare la prestazione mostra ogni tanto di domenica, ma qui veramente è a girare, sembra che sia l'ombra del partito è sempre uno diverso in maglia bianco-rossa, sempre, meno male, quindi questo è sicuramente quanto di meglio ci possa essere. E insomma, Simone, questa è più una domanda da tifoso che ti faccio. È chiaro che ora il palazzetto sta iniziando a rispondere presente, i risultati sono quelli perché sei davanti a delle potenze assolute come Udine e Fortitudo, anche a livello economico stai tenendo il passo di Forlì e di Cento. È chiaro che a questo punto un tifoso che sia tifoso è giusto che abbia dei sogni. Ah, ci mancherebbe, senza sogni non si va, ma credo sia anche una dei tanti carburanti dei ragazzi, chi il giorno che levi ha la possibilità di smettere di sognare, gli levi mezza benzina nel serbatoio. E obiettivamente, se sognano ragazzi, perché non deve sognare il pubblico, sì, il sogno è di tutti, egoisticamente, ovviamente già quando si parla loro giocano, ma noi si sogna, quindi questo senza dubbio è qualcosa di bello. Insomma, il Pala Carrara non si è mai nascosto, ha sempre cantato, l'obiettivo è dichiarato ed è giusto così. Poi tutto quel che farà sicuramente questa squadra si è già ampiamente meritata, tanti applausi e i tifosi credo glieli devono, ecco, per quello che hanno fatto vedere al momento. Tornando a quanto dicevamo invece sul quintetto titolare, faccio un po' una serpentina per agganciarmi al prossimo argomento. Al momento il lungo, abbiamo detto purtroppo per l'infortunio di Angelo Del Chiaro, titolare o comunque una pedina sempre stata importante, ma adesso ancora di più, è Daniele Magro,
che è venuto proprio da Banca Alta Toscana, ha parlato insomma quando è stato trovato questo accordo con la società e quant'altro. Quindi ecco, Simone Gori, che viene proprio in rappresentanza di Banca Alta, certo, Toscana, parliamo anche di questo, insomma, qual è il rapporto tuo, bene o male abbiamo capito, sei anche un grande tifoso, ma anche della tua azienda, insomma, con Pistoia Basket. Allora, velocissimamente, la mia azienda è una banca del territorio, per il territorio, ma non sono frasi fatte, perché siamo la banca con più sportelli nella provincia di Pistoia in assoluto, in città. Abbiamo 5 sportelli su Prato, e insomma è rimasta, è una banca di credito cooperativo, per vocazione deve stare vicino agli sport locali, come, quando, dove lo decidano quelli nella stanza dei bottoni. Però è chiaro che se fai parte del territorio, finché la banca può, deve stare vicino, e starà vicino a tutti i movimenti che ci sono in provincia. Ovviamente il fiore all'occhiello in questo momento è la Giorgio Tesi Group, dove quando fa bene un territorio, quando fa bene una squadra, fa bene al territorio. È virale, quindi se noi diamo tanto, se noi diamo quello che possiamo, tanto nel senso di vicinanza, è un out des a 360 gradi. Assolutamente, quindi insomma, quando accade questo, come Banca Alta Toscana, c'è anche più soddisfazione, è bello stare vicino a una realtà del territorio importante quando va tutto bene a questa maniera. Assolutamente, sono ingredienti che l'uno non può fare a meno dell'altro, a parer mio. Lo sforzo che la società fa da anni e anni è notevole, ne siamo consapevoli, e il dare per scontato non è mai bello, perché poi ci si trova in situazioni e in categorie dove dice ma va detto prima, no, e non va detto dopo, perché il giochino è bello, il gioiello è bello, luccica, ma deve essere capito e apprezzato di quello che fa, dal consorzio, dalla società, chiunque, da Paolino, che è assolutamente fondamentale, è la pietra d'angolo, direi, della Giorgio Tesi. Assolutamente, il contributo, assolutamente. Succede, il insomma, mago di Oz, appare ogni tanto, appare quando c'è bisogno, Paolino appare, e per fortuna, perché insomma ha sempre risolto diverse magagne. Simone, andiamo a sentire quelle che sono state, un estratto della conferenza di coach Brienza, e poi, prima di chiudere l'argomento Pistoia Basket, lo commentiamo insieme. Siamo stati bravi a tenere più o meno il game plan, e ovviamente in attacco a trovare delle buone soluzioni con tanti interpreti. Ecco, la cosa che mi porto a casa oggi di positivo, ovviamente oltre al risultato, è che in una partita in cui Copeland per problemi di falli è stato meno incisivo di quello che di solito è, abbiamo avuto tante belle risposte da tutti gli altri ragazzi, e quindi è sinonimo che appunto la squadra sta lavorando, lavora bene, c'è fiducia un nell'altro, e questa cosa qui ovviamente poi ne prende i dividendi. Poi è una vittoria importantissima, visto anche la sconfitta di Udine, e quindi ovviamente mancano ancora delle partite, però è chiaro che in questo momento questo tipo di vittorie ti possono dare qualcosa in più per il finale di stagione. Siamo stati bravi a muovere bene la palla contro la difesa di Mantova, e a trovare quasi sempre il tiratore, l'uomo giusto nel momento giusto. Onestamente penso che, a parte l'ultimo canestro di Barnado a 30 secondi dalla fine, abbiamo sempre creato dei buoni tiri, e quindi pochi isolamenti, ma tante situazioni costruite di squadra. Se vai a leggere il roster è da brivido, ma come si diceva prima, le squadre con i nomi non si fanno, ma si fanno più col cuore che con i nomi.
E poi un'altra, ecco, questo veramente in chiusura, un'altra sorpresa ora del campionato, una neopromossa che purtroppo Pistoia ha avuto la sfortuna di inciamparci qualche settimana fa, è questa Cividale che appunto come Pistoia e come altre realtà magari non ha quella superpotenza o quella squadra da dire, però ci sta facendo vedere grandi cose. È la Pistoia del nord, è la Pistoia perché sono, quando fai gruppo l'alchimia la trovi e vai e voli. Assolutamente, sta venendo fuori anche dopo una partenza un po' così così anche la Rimini di Jet Johnson, che l'anno scorso a Pistoia ha fatto questo under rivieni, ma ha fatto assolutamente innamorare i canestri della nostra città, questo assolutamente da sottolineare. E quindi insomma, per il momento ecco, questa classifica ci garba. Sì, 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 assolutamente, e tanto. Questa classifica ci garba tanto, la difesa sta rendendo alla grande, l'attacco, anche se qualche giornata va un po' meno, quando subisci 60 punti, bene o male, te ne basta farne 61, quindi insomma, per il momento sta quadrando tutto secondo i piani e questo... ci fa assolutamente piacere. Simone, io ti ringrazio di essere stato. Ringrazio voi, gentilissimi, fa immensamente piacere. Ti ho conosciuto e ti auguro le migliori fortune. Se mi puoi, posso permettere, l'ultimo è un augurio di pronta guarigione ad Angelo, che abbiamo bisogno di te. Noi teniamo botta, ma te accelera. Vedi di riprenderti perché Pistoia ha bisogno. Grazie davvero. Grazie a voi. Noi speriamo di rivederci e speriamo che la classifica dica sempre quanto stiamo vedendo ora, e speriamo insomma poi playoff e sarà quel che sarà. Sì, mi fa piacere che la banca sia intervenuta quando siamo lassù. Perfetto, ottimo. Grazie a te, grazie a Banca Toscana, insomma ci siamo sentiti, abbiamo avuto modo di conoscerci, è stata una collaborazione importante. Grazie. Ci risentiremo, grazie a te e in bocca al lupo anche a te per tutto. A voi, grazie a voi. Grazie mille, e noi amici della radio siamo pronti ad andare avanti con tutti i nostri argomenti di giornata, insomma sono diversi. Partiamo però prima dalla Serie D, vestiamo quello che è il portatelefono, come si dice in gergo, anzi non so se in gergo si dice in questa maniera, e proseguiamo con i temi di giornata, partendo dalla Pistoiese, dalla Serie D. No, non ne vuole sapere oggi di stare appeso, va bene, facciamo senza. Pistoiese è stata una domenica importante per gli arancioni, perché hanno affrontato in casa allo stadio Marcello Melani la Giana Erminio, terminata in pareggio la sfida di Pistoia 1-1, una grande occasione sprecata per la squadra di Mister Consonni, che ieri era squalificato. Quindi insomma, una domenica importante. Pistoiese ha impattato 1-1, era andata in svantaggio al 48esimo, quindi proprio sul finale di primo tempo. Nonostante questo, tifosi arancioni soddisfatti della prova vista dalla squadra, perché insomma la Giana Erminio è rimasta in testa e rimane comunque in vantaggio di 9 punti sulla Pistoiese, ma quanto visto ieri fa ben sperare i tifosi dell'Olandesina. Certo è che in questo momento altro non possono sperare che in un rallentamento di marcia da parte della Giana, perché altrimenti insomma il cammino si fa molto duro. Al momento la classifica non sorride agli arancioni, ha sorriso però, come dicevamo, la prestazione di ieri, insomma un 1-1 che ha dato molti elementi positivi, il gol di Andreoli. Andiamo a sentire proprio il ragazzo della Pistoiese, insomma cosa ha detto ieri al termine della partita. Ti dico, oggi potevo anch'io fare di più, però ho corso tanto, mi sono sacrificato, quindi ero un po' stanco al secondo tempo, ho perso una o due palle che non dovevo perdere, però credo di aver dato il mio contributo alla squadra, oltre che col gol, con qualche giocata che proviamo anche in settimana con Mista, quindi il mio contributo cerco di darlo sempre, che credo, spero si veda, poi è chiaro che a volte mi riesce, a volte no. Sì, io secondo me sono una mezzala, il mio ruolo è la mezzala, il mister mi schiera lì, poi è normale che con le mie caratteristiche sono un pochino più offensivo,
e quindi mi piace giocare col tre quarti, quindi Davide e con Bardo, quindi è chiaro che faccio movimenti più da trequartista che da un reale interno di centrocampo che stia dietro. Mariani, dicevamo, scusate, che è andato a segno anche oggi, anche ieri, nella partita di un voto di memoria di Crema, è andato a segno anche ieri nella partita di Crema, portandosi così a 8 reti stagionali, quindi insomma un traguardo sicuramente importante per il numero 77 dei neroverdi. Detto questo, amici del Radiodiffusione Pistoia, scusate, abbiamo avuto qualche problema con l'audio, ci scusiamo con quelli che sono i nostri ascoltatori in radio, abbiamo avuto un piccolo intoppo con i microfoni, ma è tempo di andare avanti, di passare al prossimo argomento. Lo facciamo salutando la Serie D con le parole di mister Baiano dell'Aglianese, e andremo poi a parlare con Andrea Gherardini della redazione di Pistoia Sport, ma sentiamo prima quanto ha detto Baiano al termine di Crema Aglianese terminata 2-2. Anche abbiamo fatto una buona partita e siamo andati in vantaggio, abbiamo tenuto bene il campo, poi abbiamo preso un gol al 44esimo del primo tempo, poi siamo andati sotto, a parte che c'è da dire che dopo un minuto c'era rigore per noi, espulsione per il portiere, l'arbitro ha sorvolato, ma questo è un dettaglio. E siamo scesi in campo proprio per vincere la partita, abbiamo preso un gol in fuorigioco e siamo stati bravi a stare in partita, abbiamo cercato con le nostre forze di rimediare, ci siamo riusciti. Anche oggi c'è rammarico perché ovviamente abbiamo giocato davvero contro una squadra forte. Queste quindi le parole di mister Baiano. Come diceva, c'è rammarico per quanto ottenuto sul campo di Crema, ha citato poi un paio di episodi dubbi a suo parere, anche se magari il fuorigioco sul secondo gol poteva essere più o meno opinabile, non essendoci il VAR, sicuramente il contatto sul Remedy al primo minuto sembrava un rigore piuttosto evidente, non fischiato dal signor Piccolo, il direttore di gara, quindi insomma, però tant'è che l'Aglianese è uscita con un solo punto da Crema. Andiamo avanti, come vi dicevo prima, parlando di promozione di Futsal Pistoia, ma partendo appunto dalla promozione e salutando qui in diretta su Radio Diffusione Pistoia Andrea Gherardini della redazione di Pistoia Sport. Ciao Andrea, ci senti? Ciao Giacomo, ciao a tutti. Ci senti forte e chiaro? Certo, vi sento forte e chiaro. Allora Andrea, innanzitutto che domenica è stata? Quali sono insomma le note di spicco di questa domenica di promozione per le pistoiese? Insomma, un bel colpo sicuramente lo ha battuto il Casalguidi. Sì, Casalguidi è stata l'unica pistoiese ad ottenere 3 punti in questo weekend di promozione, quindi sicuramente plauso positivo ai gialloblu, che dopo 2 KO consecutivi tornano alla vittoria contro una formazione più forte sulla carta come la Real Ceretese, che sicuramente insomma ha come obiettivo quello di lottare per le parti alte della classifica, e lo fa quindi tenendo la porta inviolata contro il secondo migliore attacco del campionato. Quindi sappiamo come la difesa di Gambadori sia il punto di forza della squadra, ecco, punto di forza che è ridiventato dopo 2 KO contro un attacco formidabile, soprattutto con Boafà, che sappiamo essere probabilmente il miglior giocatore del campionato, tenuto a bada dai pistoiesi, con un grande lavoro di Gambadori. A questo punto insomma la stagione è andata, lo possiamo dire, questo allenatore alla prima esperienza in promozione sta facendo bene, sta facendo l'inizio. Ora il Casalguidi è 8° con 21 punti, quindi una classifica tranquilla per quelle che erano le aspettative del Casalguidi, che sicuramente insomma doveva lottare per rimanere, ecco, in promozione. E poi oltre al Casalguidi è stata soprattutto la domenica del derby arciano, esatto. Soprattutto la domenica di Verino all'Arcianese, conclusa 1-1 con Benedetti che nel primo tempo segna per la Merida e Guarita che poi nel secondo risponde per l'Arcianese. 1-1 che in realtà è un risultato abbastanza giusto per quanto visto in campo, una bellissima partita da grande intensità, e sicuramente il farà piacere
tantissimi spettatori che erano venuti ai Giardinetti, compreso me che ero in presenza a seguire la partita, e effettivamente diciamo è stato giusto, perché entrambe le squadre potevano vincerla, entrambe le squadre potevano perderla, quindi alla fine un punto a testa ci sta. E al lato campo, ecco, per la Meriglia, nonostante non siano arrivati tre punti, sicuramente la nota positiva è aver ritrovato, no, uno spirito diverso rispetto alle ultime uscite. Invece per la Lancianese importante è averla ripresa dopo essere passata in svantaggio, quindi significa che la tenuta mentale, oltre a quella fisica, c'è, e come per gli uomini di Cerasa. Lato classifica, questo derby non smuove tanto le cose, perché la Meridian settima a meno 3 dal quarto posto, l'Arcenese rimane seconda a meno 2 dal Montecatini, quindi poi il duello in vetta tra l'Arcenese e Montecatini continua. E a proposito di Montecatini, appunto, pareggio importantissimo, non tanto per il punto in sé, che ovviamente Montecatini gioca per vincere contro il Castellano della Fagnana, e quindi l'1-1 magari, ecco, non è il risultato sperato, però il gol del pareggio è andato nel finale, Gerti Libà è la pagliata nel finale, quindi sicuramente poteva andare anche molto peggio, ecco, quindi un punto importante e il sospiro di sollievo annesso per gli uomini tocchini, che comunque, ecco, rimangono in testa al girone a più 2 dalla Arcianese, e di conseguenza, insomma, perlomeno, ecco, il primato in classifica rimane. Tra l'altro Castelnuovo miglior difesa del campionato, e poi una squadra di ripresa, insomma, risalita, quindi non era facile, e infatti il gol finale testimonia quanto sia stata dura, no, questa partita per i bagnaioli. E poi chiudiamo questo escurso sul girone A con la Lambo, che sfortunatamente perde malamente contro la Pontremolese fuori casa 3-0. Altra brutta sconfitta per la Lambo, che adesso si trova al terz'ultimo posto con una sola lunghezza di vantaggio sull'ultima posizione occupata dal Capezzano. La situazione spiacevole è quella degli uomini di Minichilli, perché comunque la classifica non è bella. Occhio alla prossima partita, però, che sarà tra l'altro contro il Montecatini, quindi il derby pistoiese. Ci giocherà i Giardinetti, e occhio a questo match, perché comunque in queste sfide così importanti, poi sai come sa Giacomo, le squadre in difficoltà possono trovare un appeal per risalire la china, le squadre come i Montecatini, che arrivano con dei favori del pronostico, magari possono lasciare qualcosa per l'attenzione. Insomma, sono partite particolari, ecco, poi è un derby, insomma, ci sono tutti i presupposti per vedere una bella partita e per vedere una risalita della Lambo che onestamente sta un po' tradendo le aspettative in Italia, quindi sicuramente il presidente Giannoni cercherà di toccare i tasti giusti. E poi nel girone A, altra domenica non bella per il Cuarada, che continua in questo suo campionato non certo brillante. Altro KO, questa volta contro il Rufina in casa, 1-0. E in realtà, ecco, il Cuarada non sono bastanti neanche gli acquisti invernali in attacco, cioè Lava e Dubbia, che immagino io, insomma, nei piani della dirigenza giallorossa dovevano servire, no, a rimpolpare l'attacco, che probabilmente è il reparto un po' più carente in questo momento del Cuarada, perché alla fine la difesa perde sempre con un gol di scarto, massimo 2, però è una difesa abbastanza solida. Mancano un po' l'attacco, il problema è un po' l'attacco, perché effettivamente i Quaratini non segnano, e questo alla lunga influisce sui risultati. Ora il Quarata è ultimo con 11 punti, e in questo momento, vabbè, ovviamente l'obiettivo per i ragazzi dell'Agostiniani è provare quantomeno a uscire dalla zona play-out, però non è facile, perché comunque per farlo servono 9 punti per sperare nell'aggancio alla Rignanese, che è subito fuori appunto dalla zona play-out. Però ecco, ovviamente, insomma, c'è bisogno, no, di invertire la marcia un po' come per la Lampo, c'è bisogno di una grande svolta che faccia decollare una stagione fino a qui un po' in bianco e nero, e quindi una domenica che tutto sommato per il Pistoiese sorride solo al Casalini. Poi vabbè, ovviamente il pareggio nel derby di Meglio dell'Arcianese, il pareggio al Foto Finish del Montecatini sono comunque risultati che ci possono stare, ecco. Corrata Olimpia, che come raccontavi adesso, appunto, ha la zona playout a 2 punti, la zona della Rignanese a cui facevi riferimento, considerato che gli uomini di mister Agostiniani sono a 11 punti, la Rignanese a quota 20, quindi insomma 9 punti in 9 partite, pensi che possa essere già un obiettivo quasi irraggiungibile per i giallorossi?
Ma non lo so, perché comunque allora il 40 ha una squadra forte, e anche il fatto che comunque nel mercato invernale siano arrivati due numeri 9 insomma importanti come Lava e Dumbia testimonia che anche la volontà della società, no, è quella di cambiare marcia e di provare a cambiare volto la stagione. Due settimane fa abbiamo sentito qui in trasmissione il mister Agostiniani, che ovviamente ha detto fiducioso, no, per il proseguo della stagione, che dopo la vittoria contro il Le Boschi sembrava poter essere sicuramente migliore, poi invece sono arrivati due capo consecutivi. Sulla carta il Guarda secondo me ha le possibilità di far bene e di conquistare questi 9 punti, che comunque sarebbero un primo grande obiettivo, almeno per quelle che sono le aspettative di adesso. Poi ovviamente, ripeto, serve qualcosa in più, e oltre ai discorsi e alle parole probabilmente serve anche, anzi, sicuramente servono soprattutto i punti. Assolutamente sì, questo per tutti, insomma, anche nel girone A, vi parlavamo prima, le due pistoiesi più in forma al momento, guardando le ultime 5 partite, sono Valdinievole e l'Arcianese, male invece nelle ultime 5 uscite, amici miei, e Lampo con una sola vittoria e 4 sconfitte. Amici miei, addirittura nemmeno una vittoria, solamente 3 pareggi nelle ultime 5 partite, anche ieri hanno pareggiato. Ci dicevi, fin qui come possiamo giudicare il campionato degli amici miei? Ma gli amici miei, se ti ricordi, all'inizio campionato io avevo dato come una delle possibili sorprese, sì, di questo girone, perché il gioco espresso dalla squadra di Capecchi non è mai mancato. E questo è allo stesso tempo un fattore positivo, perché sicuramente, diciamo, l'identità tattica della squadra non si è mai snaturata. D'altra parte però anche qualcosa che deve far torcere il naso, perché comunque giocando così bene e soprattutto nell'ultimo periodo non riuscendo a raccogliere quanto sperato, ovviamente insomma un po' deve far torcere il naso. In realtà anche gli amici miei non avevano, diciamo, obiettivi diciamo di primato, adesso sono noni con 20 punti, quindi comunque, ecco, sicuramente leggermente al di sotto probabilmente delle aspettative, però paradossalmente, ecco, a livello di prestazione, anche quella di ieri contro Piero Vociano è stata una grande prestazione, dominata in lungo e largo dagli Aglianesi, che poi ovviamente per una serie di vicissitudini, soprattutto per una giornata, cioè, non troppo felice di Simeone, non sono riusciti a prendere 3 punti, però i presupposti sono visti, c'era la possibilità, e così percepiva, no, nell'area, la possibilità di arrivare a 3 punti, e anche in questo caso, ecco, quale faccio il discorso, probabilmente un po' di pragmatismo in più, un po' di cinismo in più, non scordiamoci che insomma sono molto giovani, è una delle formazioni più giovani del girone A, e hanno avuto, visto i capelli non lo metti mai come alibi, però noi lo citiamo, giusto, delle cronaca, tanti infortunati, molti infortunati, ovviamente in un progetto come lì, che si chiama questa linea verde, un progetto che è un progetto giovane, insomma, anche perdere tante pedine e dover cambiare assetto alla lunga ovviamente pesa, però ecco sicuramente a un avvio di 2023 non certo brillante, quella di ieri è stata sicuramente una risposta positiva per gli amici miei. Sì, assolutamente. E cambiando argomento, Andrea, facciamo un rapido accenno anche a una squadra che non è nel girone A ma in Serie A, parliamo del Futsal Pistoia, che purtroppo ha subito un'altra sconfitta tra le mura amiche del Pala Carrara contro il Ciampino Aniene. Sì, il Futsal perde ancora, e è un po' come lo stesso discorso che facciamo adesso con gli amici miei. In realtà la prestazione c'è stata, io ero presente, la prestazione c'è stata assolutamente, è stata una partita dall'alta intensità, nei contrasti, nelle ripartenze, nel pressing da entrambe le squadre, però insomma dal Futsal Pistoia in particolar modo. Per gli uomini di Platini ci troviamo un po' sempre a ripetere le stesse cose, nel senso che comunque a livello di gioco, a livello di idee, tattiche, questa formazione non difetta mai. Il lato negativo anche in questo caso è un po' in attacco, nel senso che comunque la difesa
appunto subisce e gli attaccanti non riescono a colmare questo gap. Il mercato invernale ha portato comunque degli uomini importanti, uno su tutti Javironi, che poi ieri sabato ha segnato la doppietta, quindi insomma il ruolo del pivot, no? Quello che è un po' la punta del calcio a 11, è sicuramente un qualcosa che mancava nella formazione di Frattini e che adesso c'è e che comunque sta provando a dare un apporto. Settimana scorsa è arrivato un altro pivot, un altro attaccante, Dani Vega, anche lui chiamato a rimpolpare il reparto offensivo del futsal, che come diciamo appunto, nonostante la partita ben giocata, perde. E gli arancioni sono penultimi con 8 punti e la prossima partita ce l'hanno contro il Meta Catania, che è il decimo con 15 punti in più, quindi sicuramente insomma un avversario sulla carta non facile, ma d'altronde Giacomo, come lo sai, a questo livello e a questo punto del campionato tutte le partite pesano incredibilmente, i 3 punti pesano tantissimo e ovviamente più che ci si avvicina alla fine e più che l'ansia sale e che il livello di prestazioni anche da parte dell'avversario aumenta, la sala sicuramente anche per il futsal non è in discesa, questo poco ma sicuro. Però ecco, mister Frattini è chiamato a svoltare di nuovo, è chiamato a trovare dei risultati nell'immediato per provare una risalita in classifica che sarebbe di vitale importanza. Assolutamente sì, anche perché guardavo un attimo anche la classifica del futsal Pistoia, a 8 punti, la zona playout è a 16 punti, quindi diciamo insomma al momento la squadra di mister Frattini come primo obiettivo deve avere quello di fare la corsa su Monastir e Pesaro prima di pensare eventualmente a uscire anche poi magari da quella zona calda. Sì, perché comunque le formazioni che la precedono sono formazioni di grande livello, non che il Puzza non lo sia, assolutamente, però è indubbio che per adesso qualcosa è mancato e anche formazioni appunto che all'inizio avevano faticato un po', poi in realtà si sono riprese e il Puzza è rimasto un po' frenato in tema Città di Melilli, che è poi l'ultimo in classifica. Ecco, diciamo, prima che si è quadrata aveva la possibilità di fare una rimonta. La domanda me la faccio da solo anche per il futsal e rispondo che qui le cose sono un po' più complesse. Uno, perché ballano molti più punti, banalmente e matematicamente parlando. Due, perché il livello medio di questo campionato di Serie A è veramente alto. È veramente alto e anche le squadre che vengono fuori casa hanno una verve, uno spirito battagliero fino all'ultimo, e provare la partita di sabato, e il futsal fatica e questo è innegabile, però ovviamente insomma poi l'ultima parola aspetta sempre al campo, e quindi finché non ci sarà un verdetto matematico, gli uomini di Frattini hanno il dovere e la giusta ambizione di continuare a lottare e provare a salvarsi. Assolutamente sì. Grazie Andrea Gherardini della redazione di Pistoia Sport per essere stato qui con noi. Ci sentiamo prossimamente. Grazie Andrea. Ciao Giacomo, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Andiamo avanti quindi, amici di Radio Diffusione Pistoia, siamo pronti a proseguire con la nostra trasmissione. È arrivato quel momento lì, quindi andiamo a sentire quelle che sono le parole di due coach prima di passare al prossimo argomento e poi proseguiremo appunto, andremo a sentire in diretta quello che ci avrà da dire Matteo Mori della redazione di Pistoia Sport. Andiamo a sentire coach Barzotti e Lorenzo Guelfi, assistente panchina di Gema Montecatini, che è stato appunto presente a bordo campo nella partita dei Termali al posto di coach Angelucci, che ha avuto una piccola in disposizione e non è potuto essere presente sabato sera. Sentiamo le parole e poi saremo in diretta con Matteo Mori. Proprio bravi. È ovvio che in trasferta veniamo da prestazioni brutte, ma io so come stiamo lavorando. Quella prestazione di sabato è incoerente con gli allenamenti che facciamo, ma la reazione invece è quello che stiamo facendo, perché è 3 settimane che ci alleniamo molto bene e finalmente al completo, e questo, ragazzi, cioè, se mi permettete, fa la differenza, perché
il rientro di Gianluca, e Antonio che sta crescendo e sta molto meglio, credo si sia visto, finalmente salta, corre senza quei fastidi al ginocchio, insomma sono due giocatori importanti. E poi ci siamo tolti di dosso sicuramente un po' di ansia, anche se stasera qualcuno ha litigato col canestro, abbiamo fatto delle percentuali un'altra volta incredibilmente basse, ma se prendi 23 rimbalzi e fa 17 assist, 23 rimbalzi in attacco, e più delle volte riesci a portarla a casa. Assolutamente, fin dall'inizio ho messo bene le cose in chiaro, io non ho fatto granché, la partita si è messa subito sui binari giusti, l'abbiamo messa subito sui binari giusti, soprattutto con l'aspetto difensivo che è stato secondo me quello che ha fatto capire agli avversari che la serata non sarebbe stata semplice per loro, poi le percentuali in attacco hanno fatto la differenza, però questo è quello che dovremmo fare anche in partite che ci aspettano, che saranno un pochino più probanti da questo punto di vista, perché mantenere il cervello su quello che dobbiamo fare per 40 minuti non è facile. Stasera ci abbiamo comunque provato fino in fondo, nonostante la partita sia andata via velocemente, a tenere su quello che dovevamo fare. Bentornati in diretta su Radio Diffusione Pistoia, Giacomo Mazzanti, puntata numero 17, e abbiamo ritrovato qua con noi in diretta Matteo Mori della redazione di Pistoia Sport. Ciao Matteo, ci senti? Sì, ci sono, buonasera. Ciao Matteo, buonasera a te, ben ritrovato. Ti abbiamo accolto con l'audio dei due coach di Gema, anzi scusa, mi correggo, con l'audio del coach degli Herons, coach Barzotti, e di Lorenzo Guelfi, assistente di coach Angelucci, che non è potuto essere presente in panchina come dicevamo poco fa. Allora Matteo, inizierei lanciandoti la palla così. Gema ha rispettato il pronostico, Herons ha fatto un capolavoro. Assolutamente, sono su vittoria, attendevo un po' di entrambi. Matteo, ti sentiamo malissimo. Ah, ok, allora provo a migliorare la posizione. Come mi sentite ora? Pronto? Pronto, mi sento, tutto a posto. Vai a scatti. Ok. Abbiamo perso il bello della diretta, proviamo a rimetterci in contatto con Matteo Mori. Un attimo solo, chiedo scusa anche agli amici della radio, agli amici di Instagram. Richiamo un attimo Matteo, vediamo se si è spostato nel frattempo, se si sente meglio. Bellissimo per questo, amici di Instagram e amici della radio, perché può succedere di tutto, ad esempio che il nostro ospite più affezionato, il nostro ospite più fisso alle 21.50, quindi quella... Però ci sta chiamando. Pronto? Aspetta, ti metto in stand by un attimo, no? Ti riprendo di là. Eccoci qua, Matteo, ce l'abbiamo fatta, ci senti? Sì, vi sento. Parlavamo del doppio successo delle termali, voi mi sentite? Sì, forte e chiaro. Perfetto, allora sono due vittorie, come dicevi te, assolutamente diverse, perché la Gema ha stravinto un match a senso unico, difficilmente ho visto gare così a senso unico, insomma, di basket, 40 punti avanti già all'intervallo, quindi una gara diciamo fin troppo facile per la Gema, che però doveva vincere quando ci sono avversari del genere, quindi diciamo ha fatto il suo e ha dato, diciamo, ha messo in mostra anche le prove di alcuni baby, come l'ho chiamato io, un po' forse un po' in maniera un po' troppo sempliciotta. 8 punti del termale Ghiarè, 2 punti anche di Cellerini, che ha fatto il punto del scavallamento dalle 2 unità alle 3, dal 99 al 101, mentre più risalto sicuramente alla vittoria degli Herons, perché lì si parla di una vera e propria impresa, una grandissima prestazione, perché mancava la squadra di Barzotti una vittoria contro una big, la Gema l'aveva già fatto a inizio campionato contro la Libertas, mancava agli Herons una vittoria del genere, l'ha fatto contro Legnano di Marino, di giocatori come Casini, insomma giocatori di primissimo livello, che però ieri si sono espressi molto molto male al Palaterme, Marino imprecisissimo, 9 palle perse, quindi insomma una percentuale molto bassa di tiri dal campo. Assolutamente sì, e in questo momento insomma numeri alla mano, la classifica degli Herons non è per niente male.
Sì, diciamo che non sorridono ancora nella società del patron Luchi, perché comunque, come sai, la formula quest'anno è abbastanza fratricida, perché certo, o arrivi nelle prime quattro oppure dalla, come ben sai, dalla quinta alla dodicesima rischi di retrocedere nell'interregionale del prossimo anno. E diciamo la posizione accettabile potrebbe essere dal quinto all'ottavo posto, perché comunque ti giocheresti la gara 5, mi pare gara 3 in casa, quindi diciamo hai due gare su tre in casa se dovessi arrivare alla terza gara nello spareggio. Però assolutamente sì, sicuramente buona la classifica degli Aerons, anche se molto corta, mentre la Gema deve ancora faticare per togliersi dalla quart'ultima posizione, che vorrebbe dire interregionale per forza. Assolutamente sì. Ieri, a proposito di Gema, scusami, sabato sera Marco Laganà ha nuovamente fatto vedere quello di cui è capace. Sì, un giocatore per ora, che come ho visto io, infallibile dalla lunetta. Ha fatto solamente un errore su una ventina di tiri che ha fatto nelle tre gare in cui ha giocato con la maglia della Gema. Un giocatore anche decisivo, insomma, sotto rete. Insomma, un giocatore completo che mancava effettivamente alla Gema, un giocatore del genere. Quello che ha detto coach Barzotti, Matteo, è insomma, Aarons purtroppo non stanno rendendo come si allenano, perché coach Barzotti ha sottolineato la qualità degli allenamenti delle ultime settimane, in cui è riuscito a ritrovare tutti i suoi interpreti principali, e soprattutto ha detto c'è poco da dire: quando chiudi una partita con 23 rimbalzi offensivi è tutto più facile. Quindi sì, insomma, finisco la domanda, sì, anche vai, fisicamente vai. Ottima degli Aarons, non solo a livello di là del risultato, insomma. Sì, è stata una gara alla Barzotti, una gara difensivamente perfetta, una gara dove tutti in campo e anche chi è entrato dopo ha fatto ciò che è, diciamo, barzottianamente previsto dal codice deontologicamente degli Aarons, che è stato creato in questi anni, ovvero una difesa arcigna che diciamo penalizza spesso un po' l'attacco, però diciamo che dal punto di vista poi, se tiene l'avversario a quote bassissime, tante volte la porti a casa. Assolutamente sì, infatti è la dimostrazione che Legnano a 50 punti è stata una gran gara. Matteo, esatto. Sentiamo di sottofondo del volley probabilmente. Sì, esattamente, sono a vedere una gara Wisp, quindi io diciamo che il volley non dorme mai, anche queste settimane che è stato lo stop per la Coppa Italia di Serie B2, sono il lunedì, io me lo prendo ogni tanto per andare a vedere qualche gara di pallavolo Wisp di qualche amica che ho. Quindi soltanto il lunedì però? Sì, il lunedì per ora, poi sabato si riparte con la Fenice che gioca in casa contro Castenaso, con altre sfide toste, ovvero il Bucciano che va a Prato. Abbiamo poi l'Aglianese che affronta Signe, la terza in classifica, e la Blue Volley che va a Empoli. Quindi insomma sono tutte grandi sfide che fortunatamente ripartono dopo questa sosta per me troppo lunga di 2 settimane. Esatto, no, ma vedo che ti stai mantenendo attivo, questo è l'importante. E grazie mille Matteo di essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, saluto te Giacomo e saluto tutti i radioascoltatori. Perfetto, grazie mille, ci sentiamo presto. Ciao Matteo. Vai, ciao. Ciao. E allora amici della radio, amici di Radio Diffusione Pistoia, siamo giunti al termine anche in questo lunedì di questa puntata numero 17 di Pistoia Sport On Air. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su Instagram, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in radio. Un saluto da Giacomo Mazzanti e da tutta la redazione di Pistoia Sport. Ci sentiamo come sempre lunedì prossimo, non mancate all'appuntamento, perché come avete visto, insomma, siamo sempre pieni di cose di cui parlare, pieni di argomenti da trattare e di cose da sviscerare, di argomenti da sviscerare. Grazie veramente per essere stati in nostra compagnia, un saluto a tutti e grazie ancora. Vi abbiamo trasmesso Pistoia Sport On Air, tutte le vicende del weekend sportivo con tutte le emozioni, interviste, approfondimenti e grandi ospiti a cura della redazione di Pistoia Sport.